RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'Acqua Viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti cari ascoltatori, fratelli ed amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento del nostro programma Fiumi d'Acqua Viva, un programma che è bisettimanale in onda, il lunedì alle ore 17.30 e pure i venerdì alle ore 18.30. Chi vi saluta è il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Oggi parleremo della verità e sono in compagnia di due collaboratori, due integranti, sì, importanti del nostro Ministero Fonte di Vita. Alfio Calì. Buonasera a voi ascoltatori e fratelli in Cristo che ci ascoltate ancora questa serata, sia una fonte di benedizione per voi e la parola del Signore Gesù, dall'ispirazione della Bibbia stessa, possa portare nei vostri cuori un refrigerio e aprire veramente la vostra mente, il vostro cuore, perché siate ripieni di pace e di serenità e di gioia. Buon ascolto. Ci accompagna pure il maestro Simone Calì. Un saluto a tutti voi, cari ascoltatori, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Fiumi d'Acqua Viva, dove parleremo della verità. La verità che la quale somma ci dà la piena conoscenza di quello che è il Verbo, di quello che è la presenza del nostro Signore manifestataci affinché ci possa guidare in tutto ciò che è il suo proposito e il suo disegno nelle nostre vite. Perfetto. Ci sono i nostri numeri telefonici se volete contattarci. Ricordatevi che abbiamo a disposizione questi recapiti telefonici, lo 0932 94 4621 che è della radio RTM, e il contatto WhatsApp telefonico che è il 347 7653 816 del pastore Cristian. Perfetto, oggi continueremo a parlarne come ogni lunedì della verità. La verità secondo la parola è una la verità, una è la fonte, e noi come credenti, come figli di Dio, come testimoni giustamente della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, vogliamo allinearci con la ispirazione e con la rivelazione della parola. E per questo che noi cerchiamo, facciamo di tutto per trasmettere la parola pura, netta, così come è stata ispirata, come è stata scritta dai santi uomini. Di questo si tratta, affinché la parola possa fare l'effetto che deve fare nel cuore di voi che ascoltate. Noi capiamo che non tutti si sentono al suo agio quando ascoltano la parola. Ma ci sono delle persone che hanno un cuore per la verità, che hanno un desiderio di piacere a colui che ci ha creato, al Padre nostro, e allora la parola fa questo effetto nel nostro cuore, nel nostro spirito. E, ripeto, questo non è un programma religioso, qua non siamo noi a discutere argomenti religiosi, nemmeno teologici, nemmeno dottrinali. Più che altro noi siamo con la base della sacra, della sana dottrina. Sì, noi abbiamo dottrina e insegnamento, però è la sana dottrina. Sì, non è semplicemente dottrina, perché anche i farisei insegnavano dottrina di uomini. Cambiavano la legge che avevano ricevuto attraverso Mosè per stabilire le proprie leggi. E facevano dottrina di cose che Dio non c'entrava niente. Noi, secondo tutto ciò che troviamo scritto, di questo parliamo, questo cerchiamo di condividere con voi, perché a noi ci fa bene, a noi ci ha dato e ci dà una speranza di vita la parola, e questo è pure per voi. Voi che investite tempo per ascoltare, dedicate questa ora per seguire questi programmi, credo che la parola vi farà veramente bene. Dichiara il Vangelo secondo San Giovanni al capitolo 17, versetto 17. Dice: santificali nella verità,
La tua parola è verità. Perfetto, questa è una preghiera, è l'ultima preghiera che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo quando si trovava qui su fra di noi, prima di morire sulla croce. Lui ha fatto una preghiera e nel capitolo 17, al versetto 17, dice: Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Allora noi sappiamo che la somma, dice il Salmo 119, versetto 160, la somma della parola di Dio è la verità. Sì, se uno deve stabilire, deve dire cosa è la verità, secondo il Salmo 119, versetto 160, la scrittura dichiara che l'insieme, sì, la unione, l'insieme giustamente di tutta la parola, quello è verità. Non stiamo parlando di dire versetti così, isolati o presi fuori contesto, ma stiamo parlando di tutta la scrittura è la verità. È la fonte della verità. Per questo dice qua al versetto 17: la tua parola è verità. Questo lo diceva nostro Signore Gesù Cristo, colui che dice Giovanni capitolo 1 che era il verbo che si è fatto carne. Perciò lui sapeva ciò che stava dicendo, perché lui stesso era la parola. Però dice: Padre, non è che lui ha detto qui nel 17 io sono la verità. Quello lo dice, lo dice in un'altra parte. Quando qua dice, parla della verità, si riferisce al Padre. E si riferisce alla parola del Padre. Sì? La tua parola è verità. Gesù si mette la parola al di sopra di lui stesso. Wow. Stiamo parlando del Salvatore, del Messia, di Yeshua HaMashiach, colui, il promesso, la stella, la promessa al popolo di Israele, il Messia, il Salvatore, la radice di Davide, colui che veniva della famiglia di Davide, colui che veniva della discendenza di Abramo, il più grande uomo che mai esistito e mai esistirà, nostro Signore Gesù Cristo. Lui si abbassa di fronte alla parola del Padre. Vedete quanto è importante la parola. Che il nostro Signore Gesucristo ha detto: Padre, la tua parola è verità. Cioè, lui ha dato spazio e lui stesso ha innalzato la parola di Yahweh, del Padre, dell'Eterno e Dio, sì? Per questo è fondamentale per noi la parola. Noi non possiamo vivere e avere speranza di vita, salvezza, gioia, fede, giustificazione senza parola. Se noi siamo ciò che siamo è grazie dovuto netta e esclusivamente alla parola di Dio. E lui dice: santificali nella verità, la tua parola è verità. Sta dicendo: c'è un modo di santificare queste persone che credono in te. E ha detto: la fonte è la verità e la verità è la tua parola. Cioè, Gesù non è che ha lasciato le cose così aperte a libera interpretazione di ciò che sia la verità. Ha detto: la verità è la parola. Cioè, la verità non è ciò che dice il ministro di culto. La verità è la parola. Allora, sia il ministro di culto, sia chi sia, sì? Parla della verità, allora ci siamo. Ma se non parla la verità, la parola, quello che dice non è verità. È dottrina di uomo. E non serve. La dottrina di uomo non serve. Però sì serve per santificarci la parola di Dio. Santificare significa mettere da parte. Il termine greco per chiesa è ecclesia, cioè che sono messi da parte, coloro che sono stati santificati, prescelti. Questo è un santo. Un santo non si diventa santo. Io non ho l'autorità per nominare santo a nessuno. Solo la parola ci può santificare. E solo Dio può santificare. Nessun uomo può considerare santo o dichiarare santo a un altro uomo, perché l'unico che può santificare è Dio stesso. Per questo Gesù dice, 17:17 di Giovanni, santificali nella verità. O sea, c'è un modo di essere santificati, e è attraverso la parola. Se la parola dimora in noi, noi saremo messi da parte, come santi.
Cioè, un santo non è una rappresentazione di marmo o di legno. Un santo è una persona santificata dalla verità, cioè dalla parola di Dio. Non è facile, si tratta di portare un sigillo, di portare un sigillo che soltanto la parola del nostro Signore può dare. Anticamente chi portava le vesti sacerdotali aveva sul capo una lamina con scritto santità all'Eterno. Era un sigillo, era un'evidenza di essere completamente appartato per il Signore. E si può essere appartati completamente nel Signore soltanto attraverso una preghiera efficace del giusto, in questo caso del nostro Signore Gesù Cristo, che riconosceva ciò che abitava dentro di Lui, la verità. Benché Lui sta scritto che pur essendo il Figlio di Dio non si vantò e non si appoggiò su di esso come un qualcosa su cui appoggiarsi, se non che accettò tutto il processo che di santificazione che avviene mediante la verità. Santificali nella verità significa essere appartato per compiere tutto ciò che dice la verità, la parola del nostro Signore. La parola del nostro Signore, cioè la somma, come diceva il pastore, è la verità. Quindi quanto più noi conosceremo e avremo conoscenza della verità, quanto più potremmo essere appartati per ciò che stabilisce la parola. È meraviglioso e soltanto la parola del nostro Signore lo può fare. E in realtà quello che stava chiedendo al Signore, come Lui era stato mandato nel mondo, anche Lui ha mandato noi affinché annunciassimo tutto ciò che sta scritto nella parola, senza aggiungere o togliere nulla. E annunciando ciò che dice la verità, proclamando ciò che stabilisce la verità, noi daremo spazio a voi, come noi ci siamo santificati, diamo spazio a voi affinché siate santificati, messi da parte per la verità, perché la parola del nostro Signore è verità. Stiamo parlando che la santificazione proviene esclusivamente di colui che santifica, e se lui santifica, e se lui sceglie, se lui mette da parte persone, è perché lui sa perché lo fa. Lo importante è che la fonte o il mezzo che lui utilizza sarà sempre la parola di Dio. Con questo ci fermiamo un attimino e torniamo subito, andiamo ad ascoltare il nostro primo brano musicale. Grazie. Amero come se
siamo tornati, siamo in diretta sulla RTM trattando un argomento profondo, importante, necessario per il nostro spirito, per il nostro essere interiore, con la parte eterna che noi abbiamo, che si deve preparare per affrontare la eternità dopo questa vita presente. Stiamo parlando, stiamo dando le chiavi per accedere a questa pienezza di vita, di luce e di benedizione che avviene attraverso la parola di Dio. Ma prima di proseguire, perché abbiamo tanto ancora da condividere con voi, ci fa tanto piacere, abbiamo delle informazioni del nostro ministero, se vi può interessare, queste sono le nostre informazioni. Siamo su Radio RTM, vi ricordiamo che ha un sito web radio che è il www.radiortm.it, nel quale si può seguire in streaming la diretta scendendo alla destra della pagina web, cliccando sulla seconda voce ascoltando in streaming potrete accedere a questo servizio. Abbiamo un canale YouTube ministeriale che è CC Fonte di Vita, cliccando infatti in minuscolo tutto unito CC Fonte di Vita, cliccando sul riquadro fotografico alla voce video troverete le trasmissioni radio precedenti e tutto il materiale atto per edificare voi che ascoltate la parola del nostro Signore. Abbiamo un sito web del ministero che è il www.ccfontedivita.it, dove troverete tutta la storia del ministero che si trova in via Lisia numero 2 Ragusa, è la casa del Signore e ha tutte le domeniche riunione alle 18:30. Perfetto. Noi stiamo parlando di santificazione. L'effetto che fa la parola è profondo. Gesù diceva: Padre, santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. La fonte della verità è la parola ispirata da Lui. Allora, dice Prima Pietro, capitolo 1, versetto 2, dice così: Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Allora, la elezione per la santificazione avviene da parte del Signore. Dice l'Apostolo San Pietro, capitolo 1 Pietro 1, versetto 2, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e ad essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Però la fonte è la parola. Abbiamo bisogno di conoscere al nostro Dio, al nostro Padre, a colui che ci ha creato e a colui che riceverà dopo questa vita i nostri spiriti, perché lo dice Ecclesiaste che il polvere torna al polvere, però lo spirito torna a colui che lo ha dato. Sì. Torna, a eso lo cerchiamo il riferimento biblico, si trova in Ecclesiaste. Il punto è questo, che dobbiamo tornare al Padre, tutti torneremo, perché abbiamo uno spirito, perché abbiamo un'anima, tutti dobbiamo tornare. Il punto è che non è detto che tutti entreranno nel regno dei cieli, che non tutti andranno in paradiso. Perché per entrare in paradiso ci vuole fede, per entrare in paradiso ci vuole la parola, ci vuole l'intervento soprannaturale. Per questo che è importante per noi ascoltare la parola, allinearci con tutto ciò che è scritto e vivere secondo la parola. Dice che il giusto per la fede vivrà. Il riferimento è Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 7. Dice: la polvere torna alla terra com'era e lo spirito torna a Dio che lo ha dato. Questo dice la scrittura, sono parole di Salomone. Perché l'uomo va alla sua dimora eterna. Corretto. Così è. E ci dobbiamo preparare. Per questo noi siamo qui, per questo noi stiamo investendo questo tempo, stiamo dando questi consigli, sì. Vi va bene, se vi interessa, prendeteli e vivrete a motivo della parola. Se giustamente uno dice no, però dai, non c'è bisogno di essere religioso in questo tempo,
Allora, il problema è che, mancando giustificazione, ci saranno dei gravi problemi, perché senza santità, guardate che in profondo, nessuno vedrà il Signore. E lo cerchiamo questo versetto. Senza santità nessuno vedrà il Signore. E la santità avviene, secondo Giovanni 17:17, della parola. Allora, se noi non abbiamo parola, non abbiamo santità. E senza santità nessuno vedrà il Signore. Simone. Fondamentale, perché come vi dicevo è un sigillo, ma è un sigillo fondamentale che il Signore richiede. Il riferimento scritturale a quello che vi dicevo, che il sacerdozio doveva portare la lamina del diadema che portava sulla testa, era sul Esodo 28:36, infatti lo ordinava il Signore. Dice: farai anche una piastra d'oro puro e su essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. Essere santi al Signore è una responsabilità, vuol dire essere appartati per rinnovamento di quello che è la nostra struttura pensante, per quello che è il nostro modo di ragionare, di fare e di vedere le cose, ma vedere e ragionare non più con la nostra mente, se non con la santificazione che viene mediante la parola. Perché con la santificazione che avviene mediante la parola, noi, essendo stati appartati completamente dal Signore, non faremo più le cose come ci sembreranno migliori per noi o bene per noi, se non che ascolteremo e osserveremo tutto ciò che la parola per il quale ci ha santificato compieremo per il Signore. Che è importante, perché, come diceva il pastore, questo sigillo è fondamentale per vedere il Signore. Per vedere e per esserci mostrata la salvezza del Signore dobbiamo avere questo sigillo, l'essere appartati per il Signore, santo al Signore. È fondamentale, sì, e questo è fondamentale. Adesso ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità, torniamo subito.